Liberi TV, siamo in compagnia di Giuseppe Valentino, presso il suo ufficio, Giuseppe Valentino, segretario generale della Camera del Lavoro di Catanzaro. Ieri qui a Catanzaro si è concluso un importante accordo sul canone agevolato che presenta delle innovazioni che fino adesso non si erano mai viste. Ce ne vuoi parlare, Giuseppe? Sì, l'accordo sul canone concordato presentato ieri, che siamo riusciti a realizzare con una serie di sinergie con le associazioni che si occupano della politica della casa, ha due diciamo, importanti aspetti. Uno che guarda un po' al tema della casa come un tema che è fondamentale in questo periodo di crisi economica, perché è il tema dei temi, nel senso che riguarda il reddito delle persone, riguarda la sicurezza delle persone. Ci segnalavano che a Catanzaro ci sono una serie di sfratti pilotati, tra virgolette, cioè persone che cacciano in malo modo da casa gli inquilini di case magari anche in condizioni non troppo agibili, perché gli conviene avere degli studenti che sono molto più propensi a stare in quel tipo di abitazioni, si piegano diciamo per via dei sacrifici rispetto al reddito dei propri genitori e quindi insomma le fittano poi a nero e anche con canoni elevati. L'accordo vuole contrastare questo tipo di fenomeno, vuole rappresentare diciamo una sicurezza sociale per le famiglie che decideranno di attuare il canone concordato. Naturalmente abbiamo chiesto al Comune di Catanzaro di essere aiutati tra virgolette nella politica, perché significa dover abbassare le tasse o eliminare le tasse sulla casa su quei soggetti che scelgono il canone concordato. La novità importante rispetto a prima, all'accordo precedente, è che quando si è trattato di discutere delle agevolazioni dentro il canone concordato e sul tema che riguardava da prima nel vecchio accordo gli anziani oltre 65 anni monofamiliari o bifamiliari, noi siamo riusciti diciamo, con una discussione che devo dire è stata anche serena con le associazioni, a dire invertiamo la tendenza. Intanto non parliamo semplicemente di anziani, parliamo di famiglie, e quando parliamo di famiglie parliamo di coppie al di là della propria insomma, orientamento sessuale, ma di coppie stabili che stanno in una dimora, e quindi culturalmente è una cosa importante. Siamo riusciti a scrivere questo in un atto pubblico, perché l'atto è pubblicato sull'albo del Comune di Catanzaro, è un passo in avanti anche per andare a rafforzare quel tipo di contrattazione che, così come si fa in altri comuni, anche a Catanzaro porti diciamo, il tema dei diritti dell'unione civile. E quindi credo insomma sia stata una cosa positiva, perché questa cosa ci fa rilanciare anche con il Comune di Catanzaro alcune questioni. Io direi ottimo, significa che le pari opportunità a Catanzaro sono tenute in debita considerazione. Ringraziamo Giuseppe Valentino, segretario generale della Camera del Lavoro di Catanzaro.